Una buona domenica, amici del grande biliardo, del biliardo globale oggi, ci piace dire, dal palazzetto fieristico Expo di Calangianus, per offrirvi la parte finale di questo splendido torneo internazionale di biathlon. Per farlo tutto il nostro team è al completo, abbiamo in regia Tom Ruban, Daniel Bozza alle soggettive, accanto a me il mio socio, e noi, come abbiamo scritto sui social, abbiamo finalmente i soci del biliardo, hanno il nipotino ufficiale, quello che abbiamo eletto nostro nipotino ufficiale, Alessio D'Agata, il futuro della carambola italiana, e poi è un fenomeno, perché ieri sera siamo stati a cena e siamo crepati dal ridere. Ciao Ale. ciao ragazzi. Si è divertito ieri tantissimo, sera? Tantissimo, ieri sera è stata una seratona. E allora andiamo sul biliardo per vedere qual è la semifinale che proponiamo sul biliardo centrale. Ricordiamo che entrambi i canali di WhatsApp e i canali di YouTube sono in diretta, cioè stiamo proponendo una partita che è già iniziata da un pochino. Sull'altro canale David Martinelli accoppiato, chiedo venia ma devo leggere perché sennò non ci siamo, metto anche gli occhiali. Allora, David Martinelli e Ton Viet se la vedono con Summa Nguyen. Questo Nguyen, assolutamente, per quello che ci ha fatto vedere ieri, è un sorvegliato speciale. Sul main table invece la coppia Agnello Zanetti contro Lopez Tran Tan, cioè Lopez Tran, perché Tran fa parte del nome, che è Tan Luc. Ed ecco, parlavamo Zanetti, la prima ripresa subito a segno, aveva fatto due carambole nella prima ripresa invece Tran Tan, quindi parziale di 2-1, ma Marco inizia la sua serie in maniera molto positiva. Giro piccolo, vero Alessio? Sì, realizza il primo punto, abbastanza difficile, adesso tira un giro sulla bianca, lunga, corta, lunga. Questo è un naturale, giusto Alessio? Naturale, sì. Ok. Parlavamo di squadra al completo, è arrivata da noi anche la nostra dottoressa Spada, che ci sembra la nostra super Vale, ci sembra ripresa. Come stai, Vale? Meglio. Stai meglio, che ieri sera pensavamo di averla persa a metà cena perché eri un po' stanchina. Tanto per cambiare, come mai era colpa mia, Vale? Perché tu hai portato l'influenza. È vero, ci hai pestato tutti. Traversino sulla bianca. Sì. Ma la gioca di 3 o va via per le 5? No, di 3. Sì. Quindi sponda lunga, sponda corta, sponda lunga. Effetto anche qua destra. Naturale, effetto ore 11, ore 1? Ore 1. Eccolo qua. Sembra un po' larga. Va a segno per poco, ma va a segno. Una carambola tipica per Marco Zanetti, che di solito ci abitua a prenderle che più piene di così non si può. Ancora praticamente lo stesso tiro? Sempre sì, sulla bianca, sì, sul lato destro, lato sinistro, lato sinistro di bianca, un po' di colpo basso, sponda lunga, sponda corta, sponda lunga. Sì, lo stesso tiro di prima. Però diciamo questo, ma sembra che sia orientato, sì. Questo diciamo è meno, non è naturale, non è naturale da ricavare, esatto, col colpo. Quindi bisogna ricavare con la forza. Quindi, sì. Shock, gioca. Ha giocato all'altra parte di recupero di 5 anche. Vabbè. Si è messo? Sì, ha giocato anche il recupero di 5? Sì, comunque il concetto sempre l'ho forzato un po' con la velocità, perché non era appunto un'angolazione naturale, quindi la doveva creare. La doveva creare, sì, con la forza. Però ieri la spiegazione secondo me l'abbiamo data giusta. Quando la biglia non rispetta i canoni del sistema diamante, non si può più parlare di esecuzione naturale, no? Ma bisogna andare a modificare qualcosa con il colpo di stecca, con il colpo, con lo shock, con lo shock, con la forza, un culé piuttosto che... Esatto. Marco in serie aperta di 3, anche questa va a segno, sì. Quindi siamo a 4. Si apre anche bene il gioco, Marco, eh? Qui sì, adesso... queste cose qua non è male, no, discreto. Discreto. Qui potrebbe tirare una candela sulla rossa, quindi lato sinistro di rossa, sponda corta, sponda lunga, sponda corta.
quella che noi chiamiamo americana. Oppure se arriva comunque a fare sempre il giro lunga, corta, lunga. Questo qui sta. Perché non scegli la, il lato di qua della rossa? Perché comunque se il tavolo lo permette... è meglio arrivarci dal lungo che dallo stretto. Più un po' sfortunato perché attacca la sua biglia. Chissà se gli capita mai di non prenderla proprio così, cioè così proprio piena. Ma che volta. Ogni tanto. Siamo a 5 ragazzi, 5, già. L'entrata di Marco, 5 carambole. Se buongiorno si vede al mattino. Direttore di gara Luca Lambro, da Garlasco, in provincia di Pavia. Qui potrebbe tirare un lunga, corta. Filotto, lunga, corta. Lunga. Giro rovesciato. Sì, a carré, giro rovesciato di carré. Questo sta tirando. A evitare. Deve stare attento il rimpallo sul... Esatto. Vediamo se la fa. Bellissimo. Sì, la fa diretta. Bravo, Marco. Qui il problema principale era evitare di mandare la numero 2 sulla rossa. Tanto anche il rappresentante nazionale inquadrato della carambola a tre sponde, Andrea Ivaldi. Qui uno sponda biglia. Se... anche se c'è troppo poco spazio tra la rossa e la sponda, quindi non... non è detto che la sua parta, esatto, quindi si può frenare perché la deve prendere troppo grossa, perché ha subito la sponda lì accanto e quindi non parte. Esatto, infatti sta decidendo di tirare sull'esterno di rossa piuttosto che lo sponda biglia. Ma gioca un 4? 4 sponde, sì, corta, lunga. Quindi corta, effetto lunga. A tenere la giocata. Sì, forse troppo effetto a tenere. No, 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 fatta piena, siamo a 7 ragazzi, è partito come un razzo Zanetti, eh? E guarda un po' come si è posizionata questa rossa come 3. Un giro sulla bianca, effetto a destra, porzione destra di bianca, dovrebbe essere abbastanza... Quindi girone, 5 sponde. No, di 3. Se riesce a prendere la quantità giusta, anche di 3. Non c'è bisogno di tirare il 5 sponde. Quindi senza effetto... Poco effetto, quantità molto perché fina. Perché ti hanno detto più un controllo, esatto. Come sì, quantità esatto. Cosa siamo? A meno di mezza palla, un quarto di palla. Un quarto di biglia scarso, sì. Quindi siamo a 8. Perché era a sfavore. Era a sfavore, esatto. Avrebbe potuto tirare il 5 sponde, però comunque se riesce a tirare questa ha maggiore controllo sia sull'1 che sulla 2. La mette in una posizione favorevole per il tiro successivo. Quante sono? 8? 8 ragazzi, 8. Media 8 per Zanetti alla prima ripresa. Ma hai visto il nostro nipotino che disinvoltura con il microfono? Sì. Sull'aspetto tecnico. Ma è già pronto. È già pronto. 5 sponde oppure lato esterno oppure di destro? Sì, infatti. O 4 addirittura. Però questa sembra 4 la fa. Di 3. Sì, sì, però ha tirato di 4. No, infatti ha chiesto scusa. Infatti avete visto, ha chiesto scusa a Zanetti perché era andato molto a largo rispetto a quanto voluto. Voleva una porzione di biglia maggiore, però. Comunque 9. È rimasto dentro, con un po' di fortuna, ma è rimasto dentro. Questa è dura, questa diciamo come tiro sarebbe abbastanza fattibile. Il problema è che la numero 3 si è andata ad attaccare a sponda, quindi diventa un arrivo molto piccolo. Deve proprio andare a toccare poco prima della biglia. Alternative? No, è questa. Sì. Gioca un corta. No, la decima carambola. La chiude prima di Candela. Eccola qua. Ah, la di Candela. Okay. Per la decima carambola, vediamo se arriva questa. Mi sembra che gli passi davanti. Si ferma a 9 la serie di Zanetti. Da manicomio, Zanetti. Un po' dispiaciuto, Marco, di non aver chiuso questa. Agnello gli ridono anche. No, 10, scusate, 10. Me ne ero persa una. Cioè questo è entrato a tavolo con 10. Sì. Il fatto che lo conosciamo anche. Vabbè. 10 con una. No, ma non lì. Il mio fazzoletto. Cerchiamo un po' di carta perché questo giro me le voglio segnare, voglio essere più preciso. Se no scrivimi sui pantaloni. Ma se c'hai i pantaloni neri, quindi se ce l'avevi bianchi avevo già scritto. È un cretino. Si può dire in diretta. Tanto assegno 30 anni, quindi si porta a 3.
giro sulla gialla, porzione un quarto di biglia sulla sinistra, effetto quarto a destra. Di biglia sulla sinistra, effetto a destra, effetto, sì, tre sponde. Esatto, sì, sì, tre sponde. Tre o quattro? Tre, tre. Tre. Lunga, corta, lunga, a chiudere la carambola al 30. Bravo. Bravo, questa proprio, piena. Bravo Trantan. Bravo Tran. Tran. Sì, se no sarebbe come dire, nasci bene Gian. Cioè, senza Luca. Oh, carino. Ma Gian, il Gip mi chiama. Gian. Ciao Gian. Qui può scegliere di attaccare sia la rossa che la gialla, ma sulla gialla c'è una candela. Sponda corta, sponda lunga, sponda corta, di poco effetto, eventualmente una eventuale difesa, essendo il tiro abbastanza comunque complicato. La fallisce perché era davvero piccolo lo spazio di manovra, era tanta la distanza tra la 1 e la 2. È anche un po' veloce per la difesa, quindi hai visto che la bianca è risalita di nuovo sulla parte alta del biliardo, quindi... ha riaperto questo gioco un lunga lunga corta? Ce l'ha, ha il 4 sponde anche sulla rossa, corta lunga, corta lunga, però sta giocando, mi sa, se guarda lì io ho la bozza, dovrebbe essere un qualcosa di questo tipo, sì, lunga lunga corta qua. Senza effetto, colpo in testa, far passare la bianca tra la sponda e la rossa. Un po' larga questa. E Zanetti va a segno, anche Nascimbene va a segno. Bellissimo. Seconda ripresa, siamo a 11 ragazzi, eh? È ancora dentro. E 4 qui Alessio. 4 o il plus? No. Qui può decidere sia di 4 sponde di plus, sponda corta, sponda lunga, corta, lunga di nuovo, oppure di finezza sulla rossa le tre sponde dal lato stretto. Questa è una, diciamo. E manda pure lo strator, e questa potrebbe essere l'altra, dai. Sì, sì. No, questa è qui, così. Esatto. Secondo me gioca questa, sì, già, sì, gioca questa già. Sì, sì, perché mi sembra più grossa, mi sembra. Esatto. Questa mi sa strettina però, eh. Ah, peccato. Seconda ripresa, 11 per Marco. Ti è piaciuto il doppio strato, so. Bello, bravo. Oggi sei in formissimo, so. Sì. Sei in forma quasi come Zanetti. Sì, uguale. Zanetti, 12 in 2. 11 in 2. Vabbè, 5 e mezzo. Però a partire con 10... aspettavo mano. Un'altra miniserie da 5-6. Qui sta tirando un giro sulla rossa a prendere la sponda lunga. Lunga, corta, lunga, quindi. Sì. Qui si dà la forza anche per la chiusa o solo di 3? Solo di 3, sì. A segno, bravo. Sul pieno, bravissimo. Intanto sull'altro canale, avanti, Tom Viet. 7-5 7-6 ora su Nguyen. Sì. Un po' sfortunato perché la sua biglia è andata attaccata alla sponda corta, non ha trovato un buon posizionamento finale. Ah, no. Qui può decidere di attaccare anche ma la di 4 no? No, sta scegliendo sulla rossa. Sulla destra, eh? Sì. Sulla rossa di 3. Di 3. Però credo che ci sia il rischio di rimpallo. Infatti. Attenzione. Vediamo se guadagna. Se si toccano la bianca e la gialla è punto. Ah, andata. Qui c'era un rischio abbastanza alto comunque di prendere l'impallo. Anche perché doveva smezzarla, perché sennò la 2 e la 3 si potevano incrociare. Sì. La 2 si poteva incrociare con la 3, quindi doveva dare una strada più laterale alla 2. Bisognava evitare due rimpalli. E qui una break hold di Zanetti. Perché dalla grossa passi bene dal rimpallo, però prendendola troppo grossa rischi di portare via la 3. Prendendola troppo grossa rischi di prenderlo subito il rimpallo. Quindi o lo prendi prima o dopo. Un po' rischioso. Qui deve trovare la finezza. No, ho sbagliato. Era l'altro il diamante, ragazzi. Sì. Era il 25. Scusate. La finezza della bianca, oppure una palla grossa. Segno Marco con assoluta facilità.
Questa è la terza, eh? Terza ripresa. Per... terza ripresa. Quale gioco lato gioco abbastanza aperto, lato sinistra. Lato è sinistra. Natura- di... è più naturale il tiro. Ma c'è anche sulla rossa. Sulla bisogna rossa. Vedere lui cosa decide di tirare per un eventuale posizionamento. Però gioca qualcosa dove sulla bianca destra, lato destro. Sta giocando a destra, ma con le con effetto a destra, sì, lunga, allora corta, lunga. Segna ancora Zanetti e gioca la bianca in zona di buca. Esatto, cercando di metterla nell'angolo opposto. Ah, ok. C'erano diverse opzioni, poi sta diciamo al giocatore. È proprio quello che ottieni portando il gioco nel centro del tavolo, quindi con... Qui si inizia di rossa. Qui non era tre. Il centro, ha deciso di metterla nell'angolo opposto. No, dico, aveva tante opzioni perché partivano comunque dal centro del tavolo, le biglie. Vedeva lato sinistro, aveva tutti i lati. Anche sulla rossa poteva attaccare, ma poi sta al giocatore a decidere cosa è meglio in quel momento. Vediamo se la recupera di Carré e Marco. No. Mi sa che sono troppo stretto questo. Si molla. Quindi terza ripresa, 13 punti per Zanetti. Sempre media superiore al 4. 4,33 periodico. E lì è il periodico. Essere... E lì è il periodico che gioca. Sì. Anche qui una candela sulla rossa ci potrebbe stare. Quindi siamo alla quarta. O sulla bianca un l'ipotesi di l'aveva già fallita una candela, quindi l'ipotesi di Alessio potrebbe essere questa, manda pure lo strator oppure il giro stretto sulla bianca, giro stretto di così. Quattro sponde, sì. Ah no, addirittura a chiudere di Carré. Bravo. Bravissimo, bella questa, di assoluta qualità, e si riposiziona quasi in posizione d'acchito. Ma questa diciamo aveva un arrivo un po' in mezzo al mare, come si dice, non era assolutamente facile da gestire, però dosaggio delle forze è perfetto. Sai che alcune le potremmo pensare anche come se giocassero, però tu ci hai giocato poco a Bazzica. No, lui mai giocato. Cioè a tirare a bere con la nostra sul castello, alcune traiettorie a bere con la nostra sul castello, adesso ragionavo così. Perché questo ha bevuto, era un giro a bere. Assegno anche su questa in velocità. Quindi serie aperta di due. Non abbiamo mai parlato con te, Alessio, di Trantanna, invece tu lo conosci, è un giocatore che hai presente? Sì, comunque mi sembra che giochi comunque anche lui il circuito di Coppa del Mondo, quindi... Okay. Quindi siamo su quel famoso quel grande mistero. Almeno, sì. Più, se non fai almeno quello, non riesci nemmeno a qualificarti per il tabellone finale. Quindi minimo devi... almeno. Poi per vincere il torneo già si parla di media 1,7, 1,8, quindi... Quindi devi arrivare a quell'altro signore col cappello un po' bianco. Esatto. Gioca bene. Anche lui lo vedi dalle qualità, queste carambole prese proprio, tra l'altro questa piena portando la rossa in posizione ideale. Serie aperta di 3 in 4 riprese, in totale 8 per lui per adesso, quindi sta giocando anche lui a una media strepitosa, e nonostante questo si trova attardato di 5 carambole da Marco. Tranlock è praticamente la sua sala biliardo, è un club. Credo sì, potrebbe essere molti. È club, l'ho visto. Qui a prendere la corta, vediamo se di plus oppure da dietro. No, invece va di 6. Attenzione, qui ci sono 19 rimpalli da evitare. Li evita tutti, bravissimo. Bravo. Che livellino, ragazzi! Che livellino! Serie aperte di 4, eh? Qui ci sono due rimpalli da evitare. Lui è riuscito a evitarli tutti e due. Vista giocare a questi livelli è bella tanto. Comunque, Qui praticamente obbligato, penso, con o di...
di plus, cioè di plus. C'è anche lo sponda biglia, però c'è un pericolo di rimpallo, quindi dipende da sulla lui. Lunga di destra, eh? Sì, sì. Perché ci arrivano insieme. Ci arrivano insieme praticamente accoppiate. Mm-hmm. Potrebbe decidere di giocare anche sul lato esterno di gialla, lato destro, effetto a destra, plus. Fare un plus. Sì, plus, quello lì dicevo. Fare corta, lunga, lunga, corta. In cui non c'è rimpallo, però sembra che stia cercando anche qualcosa, un'altra soluzione. Se riesce a evitare l'impallo anche diretto sulla gialla, piuttosto che... In questo caso il plus gli garantirebbe anche un po' di difesa, no? E anche, anche la gialla si mette... No, se assegna ancora, sì. Bravissimo. Esatto, bravissimo. Quindi serie aperta di 5. Si è messa anche la gialla, come diceva Alessio, nel centro del tavolo. Quindi... È ritornato. E anche qualora dovesse sbagliare lascia anche un'eventuale difesa, quindi questo sì, sicuramente è il tiro più bello. Di nuovo un giro sulla porzione sinistra di gialla, effetto a destra. Qui non ci dovrebbe, a favore non ci dovrebbe essere rimpallo. Qui deve solamente decidere se farla di 3 o di 4 sponde dalla corta. L'importante è che non vada. C'è il buco, negli estremi. Però c'è vediamo. Il buco, esatto. Ha scelto le 3. E va, sì. No, ora. Di 4. Infatti, guarda. Gli cede qui. Questo è il buco, bravo Alessio. Okay. L'ha visto. Il nipotino l'ha visto subito quel buco. La chiude con 5, si diciamo porta. Che presidente di... cioè, perché devi sempre decidere se arrivi piano sulla sponda corta, prende effetto la biglia e quindi rischi sempre questo errore qui. Oppure se decidi di tirarlo dalla corta, un po' di velocità in più in modo che poi addrizza e okay, non fai questo errore. No. Marco di sfaccio, lunga lunga corta, quindi un traversino a trattenere, però qua lo gioca con l'effetto a destra, infatti sì, lo fa tenere subito per fargli sviluppare l'effetto dopo. Eccola. Va a segno Marco. Allora 4 riprese, 10 in 4 riprese per Trantan. Marco 10 4... in 4, comunque stai parlando di uno che sta giocando a 2,5 di media, 2,5, sì. Livello stratosferico. Tre sponde naturale, penso. Ma la rossa ha dei problemi sul tre sponde. Se la prende fina, sì. Può portare via la bianca. Sì. Se prende mezza biglia, rischia di toccare la lunga. E quindi alzerà un po' per contenere la corsa della rossa. Alzerà un po' il calcio della stecca. No, no, la gioca più, la naturale. La gioca più scarsa, la fa passare dentro tirando l'altra più veloce. Ma grande nascita e portando la 3 nella buca, bella. No, qui mi sono soddisfatto. Qua mi sono soddisfatto perché gli avevano già visto tirare una miriade, eh? No, ma proprio quando c'è la possibilità di levarsela, no, vedere come cambia la cosa, come vado americana di Triestina, Candela. Di Candela l'ho chiamata già. Candela, quindi corta, lunga, corta. Con poco effetto. Ah. Poco margine di manovra, vediamo se trova la lunga. Deve trovare la lunga e la fa Marco, la carezza e la fa. Che questo è un tiro di grande di grande sensibilità, sì. Infatti l'ho un po' tirata questa lunga. Marco non è sanguigno, non si vede quasi niente. Di mancino di 5. 4 a mo' di 5, sì. Quindi o 4 o di corto o di 5, qui esatto. Se le fa buone tutte e due il buco non ci dovrebbe essere. Assegno anche ora. Sei aperte di 3, giusto? Perché comunque non c'era molto spazio, no, esatto. Però in genere se c'è più spazio anche lì devi decidere da che parte. Sì. Sennò... sì, la decisione non la prendi diciamo quando hai la palla vicino alla sponda, quindi un bersaglio enorme. Ma se non prendi la decisione 9 volte su 10 prendi... Quando tiri la zona. Sì. Quando dici Marco dice tiri la zona sei rovinato. Sì, esatto, sì. Qui un giro di 3, lunga, corta, lunga. Deve stare attento al rimpallo, lo evita bene. Ah, fatta, bravo. Bravo.
Quindi dovremmo essere a 4. No, quando non la prende piena non è soddisfatto. No, eh? No. Eh? Un po' arrabbiato. Possiamo dire l'espressione, però sì, si vede che c'è qualcosa che fuma, esatto. Che non è la testa, esatto. Come l'antico vinaio, bada come la fuma. Daniello, che c'è? Lunga, corta, lunga, immagino. Sì. Sembra un po' poco l'effetto, ma ci arriva. Sì. Lui la vuole prendere così. Ecco, così è soddisfatto. Siamo a 5, ragazzi. 5, quindi siamo 18 in 4 riprese. 4 e mezzo, siamo sulla media del campionato d'italiano dello scorso anno. Posso fare una considerazione? Questo qua non è mica normale. Cioè, chi vuole approcciarsi a giocare a carambola si può giocare anche molto peggio di così, sì, essere dei giocatori. Qui lo gioca d'anticipo, vero? Sì, anticipo, biglia, molto fino sulla bianca. Perché da giro, eccolo qua. Grazie al nostro Roberto Turlà che mi ha mandato gli schemi dell'anticipo, quindi del dribbling e della palla grossa. Ah, quando... quando giocarle e il posizionamento della 2, un paio di schemi meravigliosi, adesso me li provo. Dunque, e qui lunga lunga corta di pelo, no, va sul c'ha il plus sulla bianca, porzione destra di biglia, mezza biglia, mezza palla. Sì, non dovrebbe avere grandi problemi. 8, perché me ne perdo sempre una? Ha fatto 10 all'inizio, adesso 8. 8 e siamo a 21 nel frattempo. Sì. Questa è la quarta ripresa, ragazzi. È sopra media 5. Questa è una via, di mezzo. Tira sulla rossa. Quindi tre sponde giro sulla rossa, effetto a sinistra, porzione sinistra di rossa. E quindi si riporta la gialla. Facendo la passare rossa, la rossa dall'esterno. Se la butta nel centro di là. Esatto. Sì. Ok. E va a segna anche questa, piena. Siamo a 9. Credo che 5 riprese sia il record. Credo ci sia un record ai 25 punti. Fatto da Salvo Papa, ha fatto 5 colpi? No, non lo so. No? Ma quant'è? 9? Questo è il quarto. 9. Siamo a 9 e a 22. È da 4 riprese, ragazzi. Qui secondo me si piglierà l'extra time, no? Anche qui uno sviluppo di effetto sulla biglia rossa. Cerca di arrivare. Questa deve arrivare tutto gas. È tutto gas, sì, se no rischia di. Perché vediamo ha poco se spazio. Tiene per la decima. Ah, peccato di 2. Chiude con 9. Questa quarta ripresa si mette a 22. 22 in 4. Una media. 5 e mezzo. Si va in pausa, ma nella pausa mancano solo 3 carambole. Zanetti, allora vi dico che siamo andati in pausa, ma per un motivo tecnico, ce lo stanno dicendo adesso dalla regia. Marco è andato a spostare l'astronave perché ce l'aveva in doppia. Sì, esatto. Nel frattempo, Trantan sta giocando a 2 e mezzo. Quindi andiamo in pubblicità. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco, il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor sharp precision
and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith Range of Ball and Q cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Godetevi gli highlights, ancora in corso la pausa, quindi davvero tra pochissimo. Nel frattempo, buon divertimento, lo show di Zanetti. Tran con una media di 2,5, che è una media spaventosa, sta soccombendo per 12 carambole alla quarta ripresa, quindi significa che c'è uno Zanetti che sta giocando a 5,5 di media. Che te devo dire? Come dicono a Roma. Questo mi sembra un po' stretto, vediamo se si allunga. Passa sul rosso. Non si è allungata, rimane lì. Qui avrebbe potuto fare una piccola serie per cercare di raggiungere Marco. Ma... allora, Zanetti gliene mancano 3 per chiudere in media 5. Eh sì, più che meno. E di là invece è una partita molto più equilibrata, 14-12 in favore di Nguyen. Qui sponda palla sulla bianca, ricavare le 4, no, deve prenderla troppo sottile. Sta tirando un giro la porzione destra di bianca. Bisogna stare attento. Velocità, allora fallo chiudere. No, piano. Ah no, così. Chiudendo la terza sponda sempre. Bellissimo. Ci arriva Marco. Mancano 2 per chiudere a media 5. Qui perché non ha tirato veloce? Perché vuole che l'ultima sponda con quell'effetto vada a morire. Quindi okay, se tira quindi veloce mantenga la traiettoria che vuole, sì, la linea che ha impostato. Chi ha ricavare le 5? Giocare il pelissimo. Qui mi sa che si... ma diamo il tempo perché. Il tempo ma non se sembra... la leva, non se la leva con la rossa o la bianca? No, di pelissimo no. Di chi pelo. Si prenderà l'extra time, Marco, perché questo è fondamentale. È fondamentale questo tiro. Giustamente si prende l'extra time. Molto rischioso comunque.
E adesso quanto tempo ha per altri 40 secondi? Altri 40. Sta pensando, sta cercando di capire. Potrebbe dove passare la rossa. Va di shock di 3? Se dà colpo dal va di shock di 3, giusto? E la rossa dove la fa passare? No. Infatti andiamo dall'alto, 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 Tom, dall'alto. Rischia di mandarla sulla bianca. Ah, di 3. Di 3 sponde. Gli gira largo. Gli gira largo. Peccato. Credo di 5 sponde non riusciva a evitare il rimpallo. No, rimpallo quindi... sulla bianca. Sì, sì. Cioè, perché c'era sia il rimpallo e la rossa che va sulla e bianca. Infatti, gli ha detto Agnello di 5 sponde avevi il rimpallo. E lui ha fatto sì, sì. Però, sì, sì. Fulbo mio. Impossibile. Sì, una roba. Ah, tipo... infatti. Scappa niente, Tom. Tom. Va a casa, c'ha la macchina. Tom, allora, c'ha la macchina senza luci. Quindi, la quinta, sera, la sera vede, vede al buio. Ora inizia la sesta, ragazzi. Svariate lunghe, arriva bravo, quella buona, bravissimo. Lunga, lunga, lunga. Corta. Un po' sfortunato nel posizionamento finale, eh? Un plus di pelissimo, sì, ho plus sul, di pelo sulla rossa, lato sinistro, oppure sul lato destro, corta, lunga, lunga, ma... però ci tira un po' no, scomodo. No, il pelo, sì, sì, credo che tiri il pelo sulla rossa, di 3 sponde, può anche tirarla di 4, cioè corta, lunga, 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 in base all'angolazione. Se vede che è troppo stretto. Sì, sì, sì. No, invece tira il pelo di 3. Ma gli passa, però davanti, è troppo stretto. Passa nel buco, che era abbastanza ampio questo non buco. Era, non era, era un una, buco, voragine. Era una voragine, sì. Ricordiamo ai nostri amici la finalissima di oggi del torneo internazionale di biathlon a squadre. Vi verrà proposta in diretta su Billiard Channel alle ore 18. Quindi vi aspettiamo in tanti per vedere delle partite, speriamo una partita emozionante quanto questa. Triestina, corta, lunga, corta, di 3 sponde, effetto a destra, porzione a destra. Sembra buono. Corta. Sì. Ma corta non è... Non la fa per un millimetro, Marco, per un millimetro. Allora, la differenza tra la Triestina e la Candela è che la Candela è praticamente senza effetto, la Triestina ha dell'effetto, la traiettoria è identica. La Triestina è corta, lunga, corta, però quando ha un po' più di effetto diventa la Triestina, sì, se no diventa una Candela. Esatto. Quando è poco, con poco effetto diventa una Candela. Tra l'altro ringrazio Luca Garavaglia che oggi mi ha mandato un link, bello, te l'ho anche girato. Nico, sui termini del biliardo, del biliardo mondiale in inglese, tutti i termini che è su Wikipedia, quindi. Però molto interessante. Qui corta, corta, lunga, non arriva sulla gialla, mi sa che passa nel mezzo, vediamo se ritorno, niente, doveva arrivare sulla gialla o sulla rossa di ritorno. E per quanto riguarda i birilli c'è una terminologia particolare, cioè si è sviluppata nel corso degli anni? Sì, sì, ci sono. Anche, guarda, è anche geografica, lo stesso tiro in diverse regioni d'Italia. La strinta. La strinta. Toscana, tutta Toscana. È diventata... Hai capito il mio nipotino? Mi prende il giro, No, ma guarda che ieri quando hai detto non ce n'è punta... È stata bella, è stato un momento bello di sport, però. Sì, di sport, di gossip. Sì, comunque ci sono tanti termini, lo stesso tiro si chiama in tanti modi in Italia. Zanetti, tre sponde naturale. A segno. Ed è set point adesso per il numero uno del mondo. Dovesse chiudere, chiuderebbe in 7 riprese a 3,57. Partita che già ha fatto, tra l'altro. Sì. La prima partita che del torneo. 7 riprese anche.
5 sponde sulla rossa, perché non vede il tre. Ma la chiude in carré però? Sì, sì. Ok. Passa da questo rimpallo, passa da quest'altro. Perfetta. E questa non scappa più! Esultanza di Marco Zanetti che chiude in 7 riprese. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Che partita. Chiude in 7 riprese. Da a quanto? Abbiamo comunicato le riprese a Marco dalla nostra postazione, che è sempre curioso di saperle. 3,57. Allora, noi andiamo in pausa, l'arbitro Ambrosecchia sistemerà il tavolo e tra poco partirà la partita ai birilli. Nasce tutto dalla materia. Un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Tutto pronto per l'inizio della frazione all'italiana. Altri 100 punti deve realizzare Aniello per conquistare la finalissima. Intanto abbiamo il Nasci che è andato a comunicare il numero delle riprese a Zanetti. Mi sembra abbastanza soddisfatto, anche se Alessio poteva anche fare la super chiusura in 5. Sì. È andato vicinissimo perché ha lasciato una carambola davvero di un millimetro. Poteva rimanere in serie, ne mancava 3 nella quinta ripresa. Poi gli ce ne sono volute dopo la pausa 3 per chiudere. Questa partita come la vedi? Questa partita chiaramente parte in salita, si ritorna sempre allo stesso discorso. Un giocatore che può dare 56 punti a Aniello non esiste sulla faccia della terra. Ma neanche nell'universo. Neanche nell'universo. Chiaro, sarà una salita per Lopez che ci proverà con calma ad impensierirlo. Deve avere anche qualche episodio più che favorevole, però se tanto mi dà tanto, Gianluca. Se ci fosse Leonardo Piraccioni, attore che conoscerai, direbbe: oi oi, la veggo buia. La veggo buia. Che ti ha detto Marco? Contento. Mi ha chiesto quanto ha chiuso, ha fatto 25 in 7, 3, 5, 170, fa peccato per quella là, si poteva chiudere a 5. poteva chiudere in 5, quando diceva lui. Sì. Se non lascia quella carambola di un millimetro poteva chiudere davvero in 5. E poi chiudere in 5, chiudere con un po' di rammarico perché ancora la serie è aperta. Chiudi a serie aperta. Tanto 2 di volo per Aniello. Vediamo l'impatto con il pallino che potrebbe... Se capita una roba del genere, potrebbe girare, però, e ritornare un po' io più... Io voglio bene a Michelangelo, però qua è stato parecchio fanciullone, perché non ha veramente senso. Questo non me lo sarei preso. No, questo non ha senso. Qui è stato perché lo sa che è la classica... Manda il replay, Tom, per cortesia. È la classica posizione dove questa bevuta qui... Ci sta. Ci sta, non la fai sempre, ma ci sta. E non era giustificata con la forza del punteggio, doveva giocare semplicemente a scendere. E perché ha tirato? Per il semplice fatto che sei avanti
una palla al volo è una palla dove vai a scomporre un po'. Tiri a portarla giù. No, la stessa cosa, invece di dargli quella forza lì, tiri a portare semplicemente le palle in corta, dove vadano vadano, tu non rischi, sai che probabilmente non paghi niente di straordinariamente invasivo. Attenzione, attenzione. No, aspetta adesso, aspetta adesso. Attenzione, no, no, che qui è un premio alla carriera questo qua, Una scelta del genere non, a determinati livelli, secondo me non è, cioè qui non è neanche da dire la scelta del fuoriclasse, e ha sbagliato scelta, punto. E lui stesso lo ammetterebbe. Certo. No, che ci è andato con, probabilmente con un filo di leggerezza, visto anche il punteggio, però poi si possono pagare queste cose. Sono pesanti questi 8 punti guadagnati da questo rimpallo. Poi chiaramente Lopez cerca di trovare qualcosa, certo, per mettere in difficoltà Niedo, dato lo svantaggio, ha tirato questo striscio di mezzo colpo che a cose normali, su una partita 60, 70, 80 pari, non avrebbe mai tirato. Giustamente si trova a forzare. Adesso il gioco si fa facile per Aniello, che con questo traversino ad andare avanti realizza 10 punti. E mette un po' a posto le cose. Vedi, dal punto di vista di Lopez, a un punteggio del genere, tutte le forzature sono giustificate. Ma tu forzi quando sei indietro. Cioè, quando devi fare realisticamente un qualcosa di oltre il normale, un qualcosa di straordinario per cercare di riportare una partita sui binari, e lì ha senso. Ma forzare quando sei avanti, e prendi anche più rischi, cioè, cavoli, che ti prendi più, ma sai, sei indietro, me li devo prendere lo stesso i rischi, la perderò in un tiro in meno, ma non succede niente, voglio dire. Tanto bellissimo, bravo, questo striscio di Lopez che appoggia la sua alla corta, nel frattempo realizza oggi 8 biliardo sembra... biliardo champagne, Che poi sai, nel recupero, per essere recuperato, alla fine non è come a carambola che si rimane in serie, trovi uno Zanetti, te ne fa 12-13, che gli fai, gli dai la mano e tu non, bravo, ci puoi fare niente. Ma nel frattempo no, hai sempre la ribattuta a Biriddi. Una volta sta a lui, ti può fare 8, ma poi sta a te, capito? Hai modo per o contenere o ribattere, capito? E in questo caso Aniello bastava che contenesse. Chiaro, qui non si eccepisce il giocatore, Aniello rimane uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, però qua se lui tranquillamente poi se la riguarda... È stato sufficiente. È stato sufficiente, esatto. Pricolla per Daniel Lopez. Sullo stretto non fa un affare a mettersi vicino al pallino, anche se lo realizzerà. No. E tra l'altro non lo realizza neanche, e qui non lo lascerà un pallino Aniello. In questo caso Aniello cosa... Ma io penso che tiri il pelo di sopra a parificarla, a cercare, sì, di scendere con la sua a tirare il 3. Quindi il pelo della destra e la sua a portarla. Anche, vedi, perché la bianca gliela ferma il pallino, cerchi questa qua che è una sorta di rimanenza accettabile anche se le biglie si vedono. L'importante è tirarla verso il basso, perché se fosse rimasto sulla medesima altezza avrebbe lasciato un traversino. Così un traversino non lo lascia, okay, e ha fatto. C'erano anche, a seconda della porzione presa, diverse combinazioni. Poteva anche prendere il pallino in modo tale che gli si sollevasse o davanti alla bianca, o si mettesse al 20 che gli leva anche il giro. Mm-hmm. Quindi c'erano tante possibilità. Girone di calcio. Era una buona soluzione per Lopez, che non è andata a buon fine. Ecco, vedi, queste sono forzature. 69-124. Sì, per carità, sono una cinquantina di punti, li abbiamo visti anche recuperare in una partita lunga. Però li recuperi, ecco, se succede una disgrazia ad Aniello, ok? E se tu hai qualcosina dalla tua. Qui scuola Zanetti, tira il pallino da 4. Angolo di prima, pallino 4. Qui si toccano, no? Bravo. Maestro ce l'ha buono, Sì. Questo è un tiro. Questo diciamo che è un tiro che anche noi giochiamo molto spesso. Questo pallino nell'angolo spesso descrive poi una traiettoria di carambola tre, sì, sponde. Qui a cercare di rialzare il pallino per fare la steola Lopez. Come sì. Finezza col pallino da 4, cercare una steola. Ha preso troppo poco scarso pallino. Qui non lascerà giù il pallino, chiaramente Aniello,
giocherà a retrocedere per il pallino da 4, probabilmente ad aprire su un filotto di seconda. E stare attento poi a non perdere Stella, tra l'altro l'ha preso anche nel modo migliore, perché lo mette quasi dentro la buca e non perde la Stella, tra l'altro non perde neanche il filotto. Perché io penso non abbia forzato, abbia forzato neanche il filotto per non rischiare di prendere la scarsa, ha semplicemente giocato un corta ad allontanarle. Qua esisterebbe, cosa inventa Lopez, qualcosa. È il fatto che se, anche se fa la stretta qua gli va sotto pallino, no, 4. La stretta non la tira, la stretta cosa? Il filotto però la andrebbe strinta. Sotto di pallino la strinta, strinta, la strinta. Sarebbe il filotto a stringere, okay. Tira le 6, guarda, 6 e pallino da 4, sta puntando il filotto a destra, no, ha tirato la stretta, ma no, neanche ha tirato l'ombrello, capito. Ha tirato a fare soltanto 4 e a battere buca, in sequenza corta. Però l'impatto col pallino non gli ha stabilizzato la sua biglia alla buca. E il brutto di questo tiro è che non poteva levarsi più di tanto da quel pallino. La realtà è quella. Intanto sull'altro tavolo, ancora nella fase della carambola, Guyane conduce 20-18, e qui? Anzi 21-18. 10 punti per Aniello, che fondamentalmente gioca una biglia sola. Sì, sì, qua fa quello che doveva essere fatto. L'alternativa poteva essere uno sfaccio un 4, però sfaccio 4 probabilmente era più, diventava più difficile il tiro. Qui secondo me gioca di una passata, arrivo pallino 3 Lopez. Due passate. Sì, due passate, scusa. Arrivo, bravo Daniel. Arrivo pallino 3. Vediamo l'impatto col pallino, se è felice per creare una steola. Bravissimo, bravo Daniel, capolavoro. Grande gesto tecnico. Questo è il cavallo di battaglia per Lopez. Sì, sì, è proprio. Ha una gestione su questo tiro che è formidabile. È uno dei tiri che gioca meglio in assoluto, Daniel. C'è il nipotino che sta guardando e sta dicendo: ma questo qua che gioco è? Ecco. T2 a ritornare in zona pallino, stracorretta come scelta. Bravo. Se lo realizzi ancora di più, diciamo, lo spavento iniziale ha fatto alzare molto le antenne dell'attenzione a Aniello, che giustamente dopo il primo errore non ha ripetuto, no, ha capito che non era il caso di sfidare la sorte. Angolo a scendere, ancora arrivo pallino 3 per Lopez. Ben e anche questa anche è una grandissima palla. Fantastico. Bello. Lopez. Bravo, bravo Daniel. Grande biliardo in questo momento. Seconda palla per Aniello, che non fa mai un giro a vuoto. 5 anche per lui, che sono importantissimi per tenere alla stessa distanza Lopez. Sarebbe una partita alla pari. È partito da 44. 44, sì. Quindi saremmo 49-51. Partita assolutamente in equilibrio sarebbe. Qui forzerà un po' la misura per portarla al pallino, credo, infatti. Con questa presa di biglia succede poco, cioè succede solo che la gialla arriva alla sponda corta, però giustamente ha allungato un po' per arrivare al pallino da 3. È un obiettivo che si deve fare buono. E sarebbe rimasto lungo su una porzione troppo stretta. Sì. Ma nemmeno. Nemmeno. E qui graffia esternamente di Garuffa per Aniello, un'altra notizia positiva per il campione pugliese. Sì, diciamo che non gli serve la fortuna, Perché l'ha colpita sottile, cioè lui voleva comunque andare sul castello. Sì, sempre, quelle sono palle finalizzate. Però questa gli è partita lunga, se prende mezza palla lascia travezzino, prendere un graffio così, diciamo che ha preso la porzione giusta per la forza che gli è partita. Sì, non le cerchiamo mai queste porzioni, adesso non sono ponderabili queste porzioni. A volte si prendono, sai, giocatori esperti, giocatori col cappello bianco sanno che si può prendere quella porzione lì, ma non la cerca assolutamente. È fuori dal range ponderabile. E qui rimane corto su questa sponda biglia Lopez, qui praticamente un virtuale match point questo. Perché? Tra l'altro gli ha messo anche il pallino sul giro, perché se fa 10 punti qui si porta a più
praticamente a più 70 e adesso diventa davvero dura. Lopez gli sforzerà il girone con ogni probabilità. O girone o gira di ingarruffare forte a ritornare dietro al pallino. Girone. Ah, peccato. Pesa scarsa. Pesa troppo grossa, scusa. Grosso. Quindi è venuto il girone stretto e la sua non è passata parte superiore. Non passava il giro, Nico, perché... Sì, il giro, infatti mentre l'ho detto, lo stavo guardando quel pallino. Ho detto proprio girone in funzione di quello. Sì. 166-93, il parziale. Agnello in sicurezza, bella la steccata, ottima la forza. Sì, l'ha abbassata perché Alessio, in un eventuale rimpallo a questa forza non ritorna mai la tua a bere, quindi si tiene bassa la abbassi forza. Abbassi le probabilità di molto che succeda, non è che non torna mai, però è raro, è una forza di tutela. Bravo. Uffa per Lopez, si prende due punti, una buona presa di biglia. Che ruffa adesso anche per Aniello. Anche noi abbiamo delle traiettorie dove sappiamo quasi sicuramente di rimpallare o che c'è una grossa possibilità di rimpallo. Chiaramente intanto Aniello ci aveva provata palla. Prima, ci aveva provato prima. Adesso ce l'ha fatta. Adesso ce l'ha fatta. Allora ci tuteliamo sapendo che quel rimpallo lo prenderemo di prenderlo a una forza inferiore, tale per cui la nostra non può essere spinta nei birilli da un rimpallo. A volte succede lo stesso, però limitare se abbassi la forza abbassi la probabilità. Limitare i danni, diciamo. Limitare i danni. Limiti i danni, non ti vai a cercare rogne. È chiaro che se sai che c'è il rimpallo e tiri una fucilata e bevi, sì, per carità, può essere anche un po' di sfortuna, però la rogna te la sei proprio andata a cercare. Se vuoi, chiaramente il rimpallo inficia il tiro in tutto e per tutto. Per noi il rimpallo, alla fine, se uno ha già fatto 10, cosa può succedere? Può succedere solo che te vai a battere il birillo con la tua biglia che è rimasto sopra e allora abbassi la forza e ti tuteli in quel modo. Anche però no, tante volte non può rinunciare a quel tiro lì anche se c'è rimpallo. Intanto Daniel aveva sfruttato bene, però non è riuscito a correre con la sua palla. E qui invitante giro, arrivo pallino sullo stretto, ci arriverà dallo stretto forse lo marca dallo stretto, sì. Sì. Sui quattro larghi ci sarebbe andato dietro. Un 3 d'altri tempi questo qua, perché sui biliardoni si faceva questo 3 qua, quando stringevano tanto. Sai che si faceva addirittura a prendere i birilli a volte? Ah, se era tanto umido, sì. Chiudeva in maniera spropositata. Modo, sì. Invece i sistemi che utilizzate di più a birilli quali sono? Cioè, c'è sistemi numerici? Sono diamante, l'angolo 50. Con meno effetto e poi... Ma con almeno 3 effetti a seconda. Noi l'effetto lo cambiamo in base o agli stacchi che vogliamo ottenere o alle diagonali che vogliamo creare. Mm-hmm. Diagonali che chiaramente facilitano la difesa. O in base agli stacchi di palla che vogliamo ottenere, ad esempio un 3 sponde di calcio sul castello, se è impostato dallo stretto al giusto, al rosso, tendiamo a tirarlo sempre con poco effetto, perché facilita soprattutto di misura, facilita la presa di palla, hai degli stacchi più puliti perché la palla arriva un po' come il tiro di misura di Zanetti, cioè arriva neutra d'effetto, quindi le biglie staccano più pulite. Essenzialmente il tutto effetto lo utilizziamo per saltare degli ostacoli che è il pallino, quindi non hai la battuta naturale e tendi ad alzarla, quindi a dare una diagonale inferiore numericamente alzando l'effetto. Massimo sì, usiamo 3 o 4 effetti. Intanto si è chiusa la frazione della carambola nell'altra semifinale, quella tra che vede impegnati Guyen Summa e Viet Martinelli. Ha chiuso Guyen 25-21, quindi partita super equilibrata all'italiana tra Summa e Martinelli, dove Summa partirà con 12 punti di vantaggio da 100 a 88. E quindi una partita molto molto più equilibrata. Aniello non si corregge sempre sul largo della garuffa, questa volta si assicura una buona presa di palla che almeno gli dà una difesa sull'altra diagonale, però difesa attaccabile da Lopez che qui credo cercherà la misurissima.
Ma neanche, no, è stato proprio sul regolare. E vediamo se al quarto tentativo Aniello capisce questo scivolamento della corta sulla garuffa. Sempre ne ha tirate 4, sempre sul solito angolo. Questa volta si corregge sullo stretto, però gli parte un pelo corta. Questa è bella da forzare di misura di 3. Non la vede. Questa è bella da forzare in misura di 3. Sì. Vediamo che cosa ha. Chiaramente un 3 sponde sul largo. Manda lo strator in diretta. È leggermente troppo larga. Comunque essenzialmente il sistema diamante, poi ci sono degli altri nella sistemi. Nella garuffa ci sono dei sistemi che sono stati sono creazione di Garuffa, vabbè, è il nome di un giocatore, il tiro di Garuffa. Giuseppe Garuffa è stato un giocatore che ha scritto Giuseppe. Ha scritto il biliardo moderno, è stato uno dei punti di riferimento della letteratura del biliardo nei primi anni del Novecento. E poi ci sono stati tanti altri sistemi inventati da giocatori di biliardo. La differenza è che l'angolo 50 non è un sistema empirico, quindi effettivamente se lo studi bene ti dà coscienza di tutte le sponde, il calcolo di tutte le sponde, no? E invece ci sono dei sistemi che io non utilizzo, ma che sono empirici, cioè che ti fanno raggiungere la palla avversaria tramite un calcolo meramente matematico, però non leggi le traiettorie di uscita, quelle reali. E sono quelli, sì, a me non piacciono più di tanto. La ricerca di una Steola Lopez con scarso successo. Aveva realizzato 10 punti sul traversino lasciato dal suo avversario Aniello. Si è portato a 183. Adesso ha un altro pallino da 3 a disposizione. Pallino da 3 che non realizza, ma in difetto di questa marcatura realizza la Steola, che era chiaramente l'eventualità di questa conclusione. E Steola che cercherà anche Lopez, probabilmente di sfaccio, a mandare la gialla dietro al pallino. E in difetto di ciò, comunque, quantomeno una difesa vista. Chiaramente, nella massima intenzione di Lopez c'era di prenderla più scarsa, andare più verso il centro con la battente e mettere la gialla dietro al pallino. Che passaggio difensivo per Aniello, che non deve rischiare niente, anzi, ha rischiato lo striscio. Prende un velo di rimpallo. Ma io penso abbia tirato il passaggio. E l'ha presa grossa. Sottosponda Lopez per questa raddrizzata a incrociare, a fare lunga centro con la battente. Preso un filo scarso, infatti ha levato i birilli esterni del castello, ha trovato il rimpallo al centro. Se avesse preso il pieno del castello probabilmente passava ancora, prendendo la parte larga, corso leggermente troppo la battente. Adesso va diretto sul castello? Sì, no, secondo e terzo. Secondo e terza alla grossa. Bravissimo, questa che è anche uno dei tiri che Aniello gioca meglio. Grande steccata di Michelangelo, questo. Filotta di seconda e terza. Sì. Quella fa. Allora l'ideale è farlo così, è farlo di terza, perché lo fai da un unico punto. Lo fai da un unico punto, che è il centro della corta, quindi ti garantisci che l'altra stia dritta sulla linea longitudinale del tavolo, fai una messa migliore giocandolo di terza. Sfortunato Lopez, non sbirilla sullo stretto. Ottima qualità per il campionissimo di Pergamino. Sfortunato anche nell'impatto col pallino, perché lascia la strada di Garuffa molto comoda, uno scatolino allargato per Aniello, che si prende questo ingresso, si prende anche 2 punti e accorcia ancora più la distanza dalla conquista della finalissima.
stretta questa mezza garuffa di Lopez, porta le biglie in diagonale, non cambia l'inerzia dell'incontro che è fondamentalmente segnata. Solo in meno 7 punti dalla chiusura Michelangelo Agnelli, non si fa di gancio, facendosi buono probabilmente il largo anche per il pallino. Michi sta sul tiro, leggermente lungo, ma poco da raccontare ancora questo incontro, se non qualche tiro da mettere nella bacheca personale. Specialità di casa Lopez, e qui il segnale di come devono andare le cose. Ha preso 3 volte gli stretti del Castello, di solito si può sbirillare 3 volte e fare 8, invece ha fatto 3 volte 4. Match point per Agnello, colpo in testa, angolo per Agnello, realizza 4 punti, si mette a meno 3. Forza contenuta, non ha voluto sparacchiare, è di misurissima Lopez, oppure una Z a finire dietro al pallino, ci potrebbe anche stare, delle due l'una, decide per la misurissima. Sembra viaggiare molto bene, bravo, bravo Daniel, la mette lì dove non batte il sole. E per i tiri d'accademia che dicevamo, questo sicuramente uno di quelli. Lopez, grande, grande sensibilità in questi tiri, lui che fa del gioco di misura, perché una in questo delle modo sue forze. Cioè adesso Agnello cosa può fare? Cioè arriva a toccarla. Cercare di toccarla, e se non la tocca la lascia lì, pazienza. Esatto. Come direbbe Michele Corsi. Vedi, qui il giocatore esperto chiaramente cerca di toccarla, non forza. Mm-hmm. Se non la tocca la lascia lì. L'altro prenderà palla in mano al 142 e da una palla in mano, diciamo che c'è il termine in tasca, non te la metti, non fai una difesa come qui è riuscita a fare. Potrebbe riuscire a fare una difesa se c'entra bene lo sfaccio di 3 corse. Potrebbe terminare. Sì, però non è dura come quella che ha dato al tiro precedente, capito? Qui addirittura gli si trasporta troppo. Ecco, poteva essere una fila di poteva prima, vedi, con questa forza, no, ad andare vicino al pallino, a cercare di usarla, ma non una rimanenza inattaccabile. Ecco. Quindi il giocatore esperto, la forza del giocatore esperto è anche sapere quando l'avversario ti ha fatto un super tiro e non hai da salvare il mondo, cioè non puoi fare più di tanto, devi accettarlo, e ti porta a non forzare, a non prendere scelte scellerate. Tentativo di pallino da 3 intanto per Agnello, è breve per arrivare in terzo passaggio, e qui sponda biglia per Lopez, che qui può guadagnare un altro paio di tiri, eh? Se attacca bene la sua alla lunga dopo lo sponda palla e crea una difesa diagonale, può sperare di fare un altro tiro. Bravo. Bello, che bello, che bravo Daniel. 8 punti, 154. Qui D2 la può spingere anche al pallino da 3. Sì, sta sullo stretto, c'è tanto buco tra il castello e il pallino. Tanto il parziale tra Summa e Martinelli, Summa 113, Martinelli 101 nell'altro canale di Billiard Channel. C'è tanto buco, il buco l'ha preso, ma io penso abbia forzato, non l'abbia neanche troppo guardato. Ah, Lopez sporziona, e forse sarà questo ultimo. Voleva più biglia, voleva tiro. Più quantità. Voleva fare, ha sbagliato la quantità, ha sbagliato anche le velocità. Qua lui voleva fare il filotto di prima e poi rientrare con la sua a fare lunga, lunga, lunga e centro. È uno schema, ti deve partire una steccata molto, molto più incisiva. E chiude Agnello con questi 6 punti. E quindi la prima coppia finalista è quella formata da due grandi campioni, Marco Zanetti e Michelangelo Agnello. Non ce lo saremmo mai aspettato. Il mio pronostico però, ragazzi, è ancora tutto dentro. Allora, nell'altra partita 117-101 per Summa, che gioca in coppia con Guyen.
Quindi mi raccomando, adesso spostatevi lì, andate avanti a seguire questo bell'incontro. Ma noi siamo un po' tranquilli a montare. Potremmo andare a commentare quello? E allora andiamo a commentare quello. Tacci le immagini. Quante camere abbiamo? Una. Mono telecamera, socio. Siamo... Tu hai la tua telecamera dall'alto, che è quella affacciandoti. Ah, quella affacciandomi, che bello. Io la comunque... telecamera dall'alto. Dico... Sì, andiamo di là. Andiamo di là. Allora, noi chiudiamo questa diretta e ci puoi mettere la voce dall'altra parte, va bene? Sì, vai. Allora, questa diretta la chiudiamo qua e voi fate semplicemente, andate a vedere l'altra partita, il tempo tecnico di spostare l'audio e siamo con voi anche di là. A tra poco.